Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, siamo tornati. Nuova puntata di Handball Talk, il podcast dedicato alla pallamano italiana. Io sono Matteo Aldamonte, un saluto a Pierluigi Di Marcello, il mio compagno di viaggio. Ciao Gigi! Ciao Matteo, ciao a tutti! E presentiamo l'ospite di oggi, andiamo dritti nel raduno della nazionale femminile che tra poche ore affronterà un impegno di grande rilevanza alle qualificazioni mondiali in Austria. Un saluto al terzino Ilaria Dalla Costa. Ciao Ilaria. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Come va innanzitutto? Come stai? Come procede? Io sto bene, il raduno sta andando per il meglio, ci stiamo allenando duramente. Abbiamo inserito ovviamente in questa nazionale delle ragazze giovani, che però diciamo che sono pronti, hanno voglia appunto di giocare per questa maglia. E niente, abbiamo fatto un amichevole con il Mezzo Corona e ovviamente ci serviva più per provare l'inserimento appunto di queste giocatrici, o comunque visto che non ci trovavamo ormai dall'anno scorso, provare un po' le nostre cose. E poi venerdì partiremo per l'Austria, dove sabato dovremo affrontare la prima partita contro il Kosovo e domenica contro l'Austria. Ci hai dato già il piano viaggio, che è già tanto, sì. Che è già una cosa importante. E sottolineo il fattore più importante di quello che hai detto: affrontiamo Austria e Kosovo, anzi nell'ordine, il Kosovo sabato e l'Austria domenica. Tre squadre, un girone che garantisce il posto ai playoff a due di queste tre squadre. È un'opportunità abbastanza ghiotta, nonostante questa nazionale, ma probabilmente in generale tutte, anche il Kosovo, anche l'Austria, non scendano in campo da tantissimo tempo. Avevo fatto il calcolo, 538 giorni, per voi un'eternità. È un'opportunità ghiotta, quindi il ritorno in campo con la maglia azzurra è subito col botto. Sì, sicuramente, come hai detto tu, è una grandissima opportunità, anche perché passano le prime due del girone, visto ci basterebbe banalmente vincere una partita. Ovviamente noi puntiamo tutto sulla prima partita, anche perché abbiamo, diciamo, la fortuna di giocare nel secondo giorno di questa mini manifestazione e possiamo anche vedere le nostre avversarie. Giochiamo contro il Kosovo, che tra le due avversarie dovrebbe essere la meno forte, diciamo, tra virgolette, e quindi vogliamo sfruttare appunto questa opportunità al massimo, e vincere la prima partita sarebbe già una cosa importantissima, anche perché appunto ci garantirebbe il passaggio ai playoff e darebbe morale per la partita di domenica. Una domenica serena. Chiaramente, serena. Ilaria e Matteo, non meno importante il fatto che il Kosovo vi incontrerà con nelle gambe 60 minuti contro l'Austria, quindi in 24 ore loro faranno due partite, quindi insomma è un altro punto a nostro favore. Sì, sì, sicuramente anche quello. Infatti quando giochi partite di questo livello ovviamente il fisico ne risente, poi soprattutto visto come sta andando un po' il periodo storico che stiamo attraversando, il fatto che magari anche gli altri campionati subiscano dei rinvii di partite o comunque COVID e positività delle giocatrici e tutto quanto, ovviamente non si è in forma come si era in una situazione normale, quindi sicuramente giocare una partita ad alto livello un giorno e il giorno dopo riaffrontare un'altra squadra è una cosa che va sicuramente a nostro vantaggio, visto che noi quel giorno ovviamente arriveremo in Austria, ci potremo riposare dopo il viaggio e guardare la partita sostanzialmente, quindi è un'occasione che dobbiamo sfruttare al massimo. In questa nazionale, tra l'altro, ci sono una serie di fattori nuovi, di novità, elementi di novità. Quello principale ritengo sia la guida tecnica con Liliana Ivaci, che dopo aver guidato le nazionali giovanili negli anni scorsi, le guida ancora oggi, ha preso in mano anche la guida tecnica della nazionale. Peraltro in questo c'è anche un pizzico di romanticismo, perché la guida con accanto sia Adele De Santis, che prepara i portieri, ma anche Elena Barani, con la quale Ivaci in panchina e Barani in campo aveva vinto lo scudetto a Enna. E, piccola digressione, come va con Liliana, che è un'allenatrice sicuramente dal carattere molto forte, un'allenatrice che si fa sentire?
Sì, guarda, è una cosa positiva anche perché è una persona che ci tiene molto il carattere, come hai detto tu, ci dà molta grinta e appunto crede molto nelle nostre potenzialità. Lei vuole appunto che noi ci mettiamo tanto cuore, come dice lei, soprattutto in difesa, perché ovviamente come tutti gli allenatori la maggior parte dicono che le partite si vincono in difesa. Ed è vero, lo dicono tutti, mettere... lo dicono tutti, non la maggior sì, parte. Sì, lo dicono tutti, esatto. E lei dice sempre che dobbiamo metterci grande cuore, perché se la difesa va bene, poi in attacco le cose vanno da sé, diciamo. Quindi lei insieme a Elena ci danno molta grinta, ci trasmettono molta grinta, e poi stiamo lavorando veramente bene, serenamente, e siamo un bel gruppo. Abbiamo ritrovato anche un bel gruppo nonostante appunto l'inserimento di queste nuove ragazze, che hanno portato la loro positività che avevano appunto acquisito durante i loro raduni che hanno fatto, tutto quanto. Quindi sono molto contenta, dico la verità. Questo ci fa piacere, perché poi una bella atmosfera aiuta tutti. Gigi, a me, sì, ha, certo. Gigi, a me ha colpito una frase, ho telefonato a Liliana Ivaci nei giorni scorsi per un'intervista sul sito federale e ha detto proprio quello che diceva Ilaria adesso. La frase era proprio testuale: poca filosofia, in queste partite ci vuole il cuore, e poi grande difesa e qualcosa portiamo a casa sicuramente. Beh, io penso che con in panchina Liliana è... Elena Barani, credo che abbiano due, diciamo, Elena ha quasi ancora le mani sporche di pece, quindi non è da considerare una compagna di squadra, ma una che ha ancora probabilmente le palpitazioni da giocatrice, e sono due persone che hanno assolutamente di questa grinta, hanno fatto il loro marchio di fabbrica. Quindi io sono convinto che anche solo per osmosi riescano a trasmettere questo che è il loro diktat, quindi l'aggressività anche spinta al massimo, e sono assolutamente d'accordo con lei quando dice che soprattutto in queste partite secche, in queste partite importanti, è un elemento distintivo e può fare la differenza. Ilaria, tu hai parlato delle ragazze giovani e poi ci sono anche quelle con un pizzico di esperienza in più, qualcuna l'abbiamo ritrovata, la ritroviamo in nazionale dopo diverso tempo, si è anche ricreato un piccolo nucleo di giocatrici che siete cresciute un po' assieme, no? Con la maglia azzurra, anche questo è un fattore positivo, perché poi ecco, avere i migliori talenti, le migliori giocatrici giovani o con un pizzico di esperienza in più è la cosa che ci si aspetta sempre dalla nazionale ed è la cosa che fa bene soprattutto alla nazionale. Sì, sicuramente è stato un piacere ritrovare alcune ragazze, perché come hai detto tu siamo cresciute insieme, abbiamo fatto il progetto Futuro insieme, quindi è un valore aggiunto quando sai si sono fatte tante esperienze insieme, ritrovarsi è sempre bello. Poi ovviamente per quanto riguarda il lato sportivo, quel pizzico di esperienza in più che abbiamo noi o che abbiamo maturato appunto durante questi anni può solo che aiutare quel pizzico di follia che hanno le giovani durante il gioco, perché sai, magari quando si è un po' più grandi, si è un po' più impostati, non lo so, si pensa un po' più alla tattica, a questo, quest'altro, mentre le giovani sono folli, cioè, nel senso, pensano poco ma agiscono, diciamo, tra virgolette, e quindi il connubio delle due cose secondo me farà solo che bene a questa nazionale. Il mix, Gigi, il famoso mix tra giovani giocatrici più esperte. Che poi alla fine noi non è che siamo meno giovani, diciamo, certo, e più esperte, perché... non siamo, cioè io ho 26 anni, però hai vinto tanto, quindi quando poi si vince si impara anche a gestire l'emozione, insomma, infatti Matteo non è l'età anagrafica, ma è l'esperienza che poi porta alla maturità, no? Perché poi si può avere anche, cioè si possono avere anche 26 anni, quindi anagraficamente si è molto giovani, ma come Ilaria ha un bagaglio di esperienza assolutamente invidiabile, quindi insomma la possiamo inserire
senza timore di essere smentite, tra le veterane, nonostante appunto i suoi 26 anni. Sì, guarda, a me dicono sempre, mi dicono sempre da quando ho 20 anni che sono vecchia, cioè per dirti, non lo so, per l'esperienza, non lo so, perché ho avuto la fortuna comunque di giocare da quando sono più giovane, anche di venire con i raduni della senior, magari ovviamente non giocando, però ovviamente fai esperienza, ti alleni con gente più grande, quindi diciamo che il mio bagaglio, piccolo bagaglio di esperienza, lo porterò dietro e cercherò di trasmetterlo, cerco di trasmetterlo a queste ragazze. Poi c'è da dire che non avete giocato per 538 giorni e tutto si è infiammato adesso, perché ora giocate queste qualificazioni, potrebbero, facciamo tutti gli scongiuri del caso, esserci i playoff mondiali ad aprile, e poi sicuramente a maggio ci saranno le qualificazioni, a fine maggio, inizio giugno ci saranno le prequalificazioni europee, quindi adesso tutto è entrato nella pentola a pressione, nel frullatore, come diciamo io e Gigi in telecronaca. Sì, dopo che siamo state ferme, come hai detto tu, così tanto tempo, adesso abbiamo questi impegni così ravvicinati. Ovviamente l'importanza appunto di passare questo turno darà anche poi del morale per il futuro, perché ovviamente se passiamo questo turno poi facciamo le qualificazioni, ci troviamo anche più spesso, possiamo lavorare anche meglio e appunto la costruzione del gruppo va avanti e ci sarà una crescita generale del gruppo, che è quello che importa di più in questo momento, visto che c'è stato anche questo ricambio generazionale. Gigi aveva una domanda su questo anno e mezzo senza giocare, su questi 538 giorni senza maglia azzurra. Più che altro una domanda, anzi un tuo parere rispetto a quello che è il capo e la coda di questo periodo, cioè qual è la differenza, se c'è, immagino di sì, che trovi al netto dell'avversario che abbiamo incontrato in quel di Lignano Sabbiadoro, che è l'Ungheria, appunto, che è stata l'Ungheria, ma da quella nazionale, da quello spogliatoio, da quel gruppo a questo, qual è la differenza, quali sono le differenze che noti? È cambiata l'aria, è cambiata la consapevolezza, è cambiata la voglia, è cambiata la grinta, sicuramente è cambiato qualche nome, però qual è la tua sensazione, quali sono le tue sensazioni? Allora, è una domanda difficile questa. Vabbè, in quell'occasione abbiamo affrontato un avversario fortissimo e quindi lo sapevamo già, e poi si respirava un'altra aria, diciamo che erano uno dei primi raduni dove c'era stato questo ricambio generazionale, quindi magari non lo so, lo spogliatoio era diverso, non ci si conosceva tanto bene, le ragazze magari erano, le new entry erano un po' più timorose e tutto quanto, quindi sicuramente il gruppo si è unito e si è rafforzato rispetto allora. E poi il fatto appunto di aver cambiato anche la guida tecnica, che magari ci dà più fiducia, crede in noi, dice che comunque dobbiamo lavorare, non lo so, un'impostazione diversa del lavoro proprio, che appunto già c'è, se un allenatore ti trasmette fiducia è già una grandissima cosa per partire, per lavorare bene. Quindi secondo me è cambiato proprio, non lo so, l'aria che si respira, ecco, è più positiva, quindi niente, proprio questo. Poi ovviamente staremo a vedere in questi giorni con queste partite, io spero e mi auguro e ce la metterò tutta per far sì che vada tutto per il meglio e si andrà un piccolo gradino in avanti. Sai di essere, ti metto giusto un po' di pressione addosso, di essere una giocatrice chiave di questa nazionale e di questo girone di qualificazioni? Te lo senti un po' addosso? Grazie Matteo. No, vabbè, diciamo che ovviamente dopo aver fatto tanta esperienza, un po' nel senso, non essendo tra le protagoniste, però ovviamente fa parte del periodo di crescita di un giocatore,
adesso diciamo che tra virgolette è arrivato il mio momento, non il mio momento, il momento di questa nazionale ovviamente, però sì, io ce la metterò tutta, sto lavorando bene, mi sto riprendendo dal mio periodo di stop che ho avuto a causa del Covid, ce la sto mettendo tutta e voglio appunto dare il mio apporto, il mio contributo a questa nazionale. Molto molto bene. Ila, noi ti lasciamo andare, ricordo solo l'appuntamento con la Nazionale Azzurra Femminile, che è per gli appassionati italiani su Sky Sport Arena sia sabato alle 18 che poi domenica alle 16.30 contro il Kosovo sabato e contro l'Austria domenica su Sky Sport Arena, come ho detto, e anche in chiaro sulla pagina Facebook della FIGH, e niente, se non Forza Azzurra e nient'altro, direi. Sì, Forza Azzurre, mi raccomando, seguiteci in tanti e dateci il vostro apporto, anche se da lontano purtroppo, però abbiamo bisogno del vostro calore. Super social, ha fatto anche l'appello Gigi. Sì. Assolutamente, appunto, questa è l'esperienza, questa è la voce di una delle colonne, come giustamente ricordavi tu, di questa nazionale, insieme a Fanton, Cappellaro, Babbo, Monica Prustner e Laura Rotondo. Come hai trovato Laura Rotondo dopo questa sua esperienza svizzera? L'hai vista maturata? L'hai vista Vabbè, in forma? Io ti posso dire che per me Laura è sempre stata la più forte. Quindi cioè, già da quando giocavamo contro appunto nel campionato italiano, cioè, per me è una giocatrice con grandissime qualità. Ovviamente l'ho trovata in forma e anche un po' più maturata, vabbè, quello è normale, è cresciuta anche lei. E comunque è stato bellissimo ritrovarla in nazionale, visto che ci mancava da un po'. E la parlata con Versanese, quella non l'ha persa, nonostante tutto. No, vabbè, quella ce l'ha ovviamente, cioè è normale. Ho sentito l'intervista, ma non si nota, sembra che non abbia mai cambiato zona geografica. Parlerà un tedesco con Versanese. Sì. Va bene, Ila, ti lasciamo. In bocca al lupo. Grazie mille per questa chiacchierata. Ciao. Grazie mille a Ilaria Dalla Costa, ci ha fatto un grande piacere chiacchierare con lei. Gigi, noi siamo in chiusura e Forza Azzurra, lo ripetiamo un'altra volta. Assolutamente, queste ragazze, come ricordava anche Ilaria, hanno bisogno della nostra vicinanza, anche se virtuale, però stiamole vicino perché hanno bisogno di noi e soprattutto è un gruppo che merita la fiducia di tutti noi, perché credo che abbia un grosso margine di miglioramento e sono convinto che riuscirà a far bene sin da subito. Qualificazioni mondiali femminili: Italia-Kosovo sabato 20 marzo ore 18 su Sky Sport Arena, Austria contro Italia domenica alle 16.30 sempre Sky Sport Arena e anche sulla pagina Facebook della FIGH in chiaro. Un altro grazie a Gigi, ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti, un abbraccio. Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi, solito augurio, buona pallamano a tutti e alla prossima settimana, ciao. Il tiro è un gol pazzesco, una rete incredibile, Coniglio tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco, è finita così, è finita, non c'è fallo, è finita.